per fortuna ti ho baciato prima di andare via, in un tempo perfetto che ancora non se ne vuole andare. Questo non significa che sei rimasto avventosato alle mie labbra a sgorgarmi le tubature cardiosceme ed emocircolatorie. Io, nel mio molto frattempo, ho risposto al telefono a qualche squillo deficiente che mi chiedeva: come stai? E chi sta bene senza baci? Avrei risposto inchiodante. E in attesa di inciambellarti la tua circonferenza digero-pelvica, quella che si incomincia da lì e poi non si sa dove si va a finire, e chi l'ha detto che è un comincio, ha sempre un perentorio e capestrante mortigero schiatto. Ho cercato di calcolare la differenza tra due volte il tuo pi greco per il raggio, no, non di sole, che il cielo fa quello che vuole in questa primavera triste che piange le nostre disgraziaterie da homo homini lupi, e la metrica lunghezza delle mie braccia, perché se t'abbrancico fogatoria quando ti rivedi o mettiamo un giorno pari, come siamo noi che ci dividiamo sempre, non vorrei rimanere a metà strada, perché se cerchi sul vocabolario i sinonimi di abbracciare, ci trovi oltre che cingere e addirittura chiudere, pure circondare, e cioè circum intorno, e l'intorno di un punto è l'insieme aperto che contiene il punto stesso, nel nostro caso l'insieme di tutti i punti della mia linea brachiale che contiene la tua circonferenza addominale. Quindi, se rimango a metà strada, il mio non sarebbe un abbraccio, piuttosto uno sprimaccio, al massimo uno smanaccio, e seguitando col calcio un fallaccio. Non ti offendere, non voglio dire che tieni la pancia come un pallone, ma nell'amore converrai che d'impaccio, e alla fine penseresti che non ti voglio più.